ultimi giorni due operazioni dell'ispettorato del lavoro, EID e Camice Bianco, hanno dato dei numeri comunque alti di irregolarità. Ci può spiegare se questo è un trend in crescita oppure sono valori costanti nel tempo? Purtroppo è diffusa questa anomalia lavorativa, quindi non possiamo assolutamente dire che sia estinta e né che a breve potrà essere. C'è sempre comunque da parte nostra, insieme agli altri enti competenti, un impegno costante di controllo e di deterrenza contro questa piaga che purtroppo continua ad affliggere il nostro territorio. L'impegno non mancherà mai, sarà sempre profuso senza risparmio di energia. Questo sicuramente è una cosa che si può affermare anche nel tempo a divenire. Qual è la maggiore criticità che rilevate nei vostri controlli? Nei nostri controlli noi spaziamo sia dal punto di vista della regolarità contrattuale, quindi lavoro nero sostanzialmente. Molte sono le criticità anche nella fase cantieristica, nell'ambito cantieristico, sulla sicurezza, sul luogo di lavoro, dove però c'è da dire che, e questo mi fa molto piacere, specialmente per quanto riguarda le giovani imprese, o comunque quelle che hanno un'età diciamo non superiore ai 50-60 anni, che viene recepita grazie anche al nostro costante e continuo controllo e anche grazie a occasioni come queste, viene recepita una cultura della legalità e della sicurezza. Però dobbiamo comunque ovviamente insistere, continuare a insistere insieme, ripeto, agli altri enti competenti, ASL, prefettura, carabinieri, polizia e altri, che ci danno sempre un buon supporto. Un'ultima domanda, abbiamo letto anche di sequestri, sanzioni amministrative, multe, diciamo, in che percentuali questi poi vengono realmente, diciamo, quante multe vengono pagate, se realmente i negozi restano chiusi? Allora, i negozi dunque, l'attività viene sospesa, non viene chiusa, perché c'è il provvedimento della sospensione a fronte, che viene diciamo revocato a fronte di un pagamento di una sanzione che regolarmente avviene. A volte non tutte le sanzioni amministrative vengono interamente pagate. In questo caso si procede con i decreti ingiuntivi.